ci sono uomini che hanno progettato un treno. E ora ci sono uomini che lo costruiscono, mettendoci tutto il loro talento e tutto il loro orgoglio. Ma la storia che intendiamo narrare, e che racconta i progenitori di questo treno, ha inizio 100 anni fa, il 12 giugno del 1915, a Pavullo, nell'Alto Appennino tosco-emiliano. Malgrado fosse domenica, le donne fecero il pane per i loro ragazzi destinati a partire l'indomani per il fronte. E lo fecero, contrariamente al solito, senza scambi di parole, ma solo impastandolo di preghiere e segnandolo con la croce. Quella del 13 giugno sarebbe stata per tutte loro la notte più breve della loro vita. Una notte in cui anche il loro pane sarebbe restato sveglio, fermentando, grazie a quel lievito segreto che aveva reso il pane di Pavullo il migliore d'Italia. Né Carlino Vigetti, né suo fratello Augusto, che andavano a fare la Grande Guerra, avevano mai sparato a nessuno, non avevano mai indossato un uniforme e soprattutto non avevano mai viaggiato, essendo la loro madre vedova e bisognosa nel loro piccolo podere di braccia robuste. Augusto, che era di cervello limitato, la aiutava ben poco, passando ore su quel libretto che lo faceva fantasticare. Ciao mamma. Attendeva con ansia di salire su quel bolide che lo avrebbe condotto in luoghi remoti e meravigliosi. La stessa trepidazione di sua madre e delle sue sorelle la stavano vivendo tutte le donne di Pavullo, malgrado la promessa che quella guerra sarebbe stata breve e incruenta e soprattutto che tutti sarebbero tornati incolumi alle loro case. In realtà, più di 600.000 giovani italiani non fecero più ritorno. Ti voglio bene. Addio. Stai sempre vicino a tuo fratello. Lo sai com'è lui, no? Sì, sì, lo so. Ma lui con la malattia al cervello che ha non dovevano prenderlo. Ma si prendono tutti. Non hanno scartato nessuno. Scusi, i treni vanno dove vanno le rotaie? Il treno va dove vanno le rotaie. E in quei mesi, da ogni stazione d'Italia, ci furono treni che portavano soldati di tutti i gradi, di tutte le armi, tutti esultanti, come se la guerra che andavano a fare fosse la più bella delle feste. Quel giorno avrebbero visto più cose nuove di quante ne avessero viste nella loro breve vita di ragazzi, per trovarsi a sera precipitati nel baratro della Prima Guerra Mondiale. E loro, che non erano mai saliti su un treno, sentirono all'improvviso un fischio che stracciò l'aria e uno scossone violento. Tutto sotto i loro piedi si mosse, rischiando, se non fossero stati così ammassati, di cadere. La mobilitazione generale si concluse il 15 giugno, 2 giorni dopo la partenza di Carlino. L'esercito di prima linea contava 31.000 ufficiali, 1 milione di uomini in truppa, 11.000 civili militarizzati, 200.000 quadrupedi e 3.500 automezzi di diversi tipi. E non solo i soldati, ma anche i ferrovieri, con turni fatti di giorni e di notti insonni, trasportando uomini e armamenti fino alla linea del fronte, parteciparono a quello sforzo immenso, pagando a loro volta un prezzo elevatissimo in vite umane. Che ne vuole? Furono più di 60 i treni ospedale impiegati nel trasporto dei feriti dalle zone di operazione. Non te lo finire. Buono. Questa è mia.
Sì, è buonissimo. È il pane di Pavulo. Ecco, buono. Sì. Il pane più buono d'Italia. Sì, lo fa nostra madre. Ma nel risalire il nostro treno ci troviamo in una carrozza occupata in gran parte da donne. Sono le zie, le sorelle, le cugine, le madri, le nonne della famiglia Gentile di Conversano nelle Puglie. Accompagnano fin qui, nell'estremo nord, in un viaggio che dura ormai da un giorno e una notte, Silvana, che va a sposarsi con Riccio Domenico. È un matrimonio di guerra che si deve fare, possibilmente lontani dal loro paese, perché Silvana, da 3 mesi, sa di aspettare un bambino. E dopo le urla, i tormenti, le liti familiari, ci si è rassegnati ad acconsentire e ad accelerare questo matrimonio il più possibile. Silvana, che ha ottenuto una dispensa dalla sua diocesi, si è portata dal paese il prete, il vestito bianco, il pranzo di nozze e la torta con gli sposini. Lo sposo si chiama Riccio Domenico, è figlio di un imbianchino di Conversano e ha avuto una licenza di 2 ore dal fronte. Domenico fa parte del 231esimo reggimento della Brigata Avellino, che da Cividale sta spostandosi verso Caporetto. Il treno impiegherà un paio d'ore, salvo bombardamenti o mine o colpi di mortaio, sempre possibili in una zona così prossima al fronte. In queste 2 ore si deve concludere la cerimonia. Ma che fate male? Niente, si deve sposare. Auguri. Vuoi tu, Riccio Domenico di Giuseppe e Santina, prendere la qui presente gentile Silvana, di Riziero e Maria, come sposa nella buona e nella cattiva sorte? Lo voglio. Vi dichiaro marito e moglie. Cambiatevi le fedi. Ora lo sposo può sposare la sposa. Vi abbiamo preparato gli involtini con ragù di carne di cavallo e cavatelli con le cozze e cime di rapa. E per gli sposi peperoncini e tanta, tanta felicità. E la torta agli sposi, te la vogliamo dare? Questa è la vera accottugnata dal tuo Mura. Auguri! Siamo arrivati. E così, per Silvana Gentile e per Riccio Domenico, si concluse la loro festa di matrimonio. È il pomeriggio del 23 ottobre del 1917. La stessa notte, l'esercito italiano avrebbe subito la più grave disfatta della sua storia. Lei non volle togliersi più, fino a quando non fosse tornato, né l'abito né il velo, e mangiò a piccoli morsi perché durasse all'infinito la sua torta di nozze. Procedendo, ci troviamo su un treno destinato a entrare nella storia d'Italia. Un treno che in 5 giorni portò a Roma, su un affusto di cannone, la salma del Milite Ignoto. È stata scelta nella Basilica di Aquileia fra 11 salme di soldati periti senza essere stati riconosciuti
da una madre che ha perduto a sua volta un figlio. È destinata a essere tumulata nel mausoleo dell'altare della patria. In un percorso che si fermerà in oltre 120 stazioni, c'è un cordone ininterrotto di popolo a rendere omaggio al caduto ideale che quasi ogni famiglia ha dato alla patria. È la notte del 29 ottobre del 1922 e il treno che si attende per consegnare all'illustre passeggero un importante telegramma è partito alle 8.30 da Milano. È costretto a inerpicarsi sulla ottocentesca ferrovia porrettana, unico collegamento allora esistente per valicare l'Appennino. L'illustre personaggio viaggia accompagnato da alcuni suoi fidi su una vettura Letti. I vari dispacci telegrafici da Roma lo aggiornano sulla smobilitazione generale dai vari ministeri e sulla decisione del sovrano di riceverlo quanto prima per conferirgli l'incarico di formare un nuovo governo. È il mattino del 30 ottobre del 1922. Con l'arrivo di Mussolini alla stazione Termini si conclude la marcia su Roma e inizia il ventennio fascista. Abbiamo agganciato la linea, puoi ricevere. Pronto? Chi? Ah, sì, avviso subito. Le pensée là. Vite, vite! Le pensée là! Sa Majesté. Oui. Il a le prince. Le prince? Merci. È il 5 gennaio del 1930. Ma petite? E Maria José Carlotta Sofia Amelia Enrichetta Gabriella di Sassonia-Coburgo-Gotha e i suoi genitori stanno raggiungendo Roma a bordo del treno dei Savoia. Il è là. La carrozza del re, quella della regina e la carrozza da pranzo formano un vero appartamento. Il principe ereditario Umberto II di Savoia chiede cortesemente a Sua Maestà il permesso di anticipare una breve sosta del convoglio alla stazione di Trastevere, dove potrà salire a bordo e salutare privatamente, al di fuori del cerimoniale, colei che sarà la sua futura sposa. Umberto Nicola Tommaso Giovanni Maria di Savoia non ha ancora 26 anni. È un buon conversatore e conosce 5 lingue, compreso un po' di russo. Ama la musica e la moda. Sarà lui stesso a disegnare il vestito da sposa di Maria José del Belgio, confezionato dalla Sartoria Ventura. Merci. Maria José è accompagnata dalle sue dame di compagnia, già a loro volta sedotte dal principe ereditario. Nel 1946, dopo l'abdicazione del padre al trono, Umberto di Savoia e Maria José avrebbero regnato per poco più di un mese. I documenti, prego. Certo, un attimo. Eccole. Ragioni del viaggio? Lavoro. Grazie. Buon viaggio.
È la notte del 7 dicembre del 1938 e in Italia sono state emanate da poco le leggi razziali. Motivo del viaggio? Un premio a Stoccolma per mio marito. Uno scompartimento accoglie lo scienziato italiano Enrico Fermi, sua moglie Laura e i loro due figli Nella e Giulio. Sono diretti a Stoccolma, dove Fermi sarà insignito del premio Nobel per la fisica. Ma i militari manifestano inquietudine nei riguardi della donna. Laura Capone è infatti ebrea. Si vivono quindi momenti di tensione. Dobbiamo fare un controllo. Ma quale controllo? Solo un controllo. Scusate, c'è qualche problema? No, no. No, no, tutto a posto. Noi, professore, siamo molto orgogliosi per questo riconoscimento che le viene tributato. Abbiamo la sua parola che lei e i suoi cari faranno rientro in Italia. Avete la mia parola. Buon viaggio. Grazie. Il 10 dicembre l'Accademia delle Scienze di Stoccolma conferì il premio Nobel a Enrico Fermi. Già l'indomani Enrico, Laura e i due bambini partono per Copenaghen per imbarcarsi il 24 dicembre sul transatlantico Franconia diretto a New York, determinati a non fare più ritorno in Italia. Ma altri ebrei furono meno fortunati. Tra il settembre 1943 e il marzo 1945 partirono dall'Italia diretti ai campi di concentramento 123 treni, composti da vagoni piombati e scortati da militari delle SS. Sono disposto a pagare qualunque cifra. Sono ricco, io dove sono i miei soldi? Il primo si mosse da Verona per Dachau e Mauthausen il 20 settembre. Lo sfacelo della guerra distrusse scali ferroviari, stazioni, treni, ponti, migliaia di chilometri di rotaie, devastando l'intero paese e il suo sistema di trasporti. Ma occorreva attendere il ritorno del giorno pieno per assistere a quelli che sarebbero stati i giorni luminosi della ricostruzione. E anche le ferrovie dello Stato parteciparono a un enorme sforzo di ripristino dell'intera rete e della riparazione dei mezzi colpiti, affiancato dalla costruzione di una nuova generazione di treni di lusso. È la primavera del 1960 e stiamo viaggiando sul Settebello. È così chiamato per le sette carrozze che lo compongono. Un treno inconfondibile, una profusione di eleganza, di velluti, di interni unici in Europa, l'emblema della ricostruzione e del grande gusto del designer italiano. Fresco, fruttato e floreale. Prego, anche a lei? Sì, sì, volentieri. Salute. Prego. Chi signore? Buon viaggio. A me solo un goccio. Un buon soave con un sentore di legno. Grazie. Signora. Grazie. Posso offrirla anche a lei? Sì, anch'io. A sottolineare quanto viaggiare su questo treno rappresenti il sogno di ogni italiano, la presenza della settimana Incom. In quegli anni è il cinegiornale più seguito. Dedicò un'intera puntata alle tante prerogative di questo magnifico treno. Benvenuti sul Settebello.
Se il Settebello riservava i suoi 190 posti solo a viaggiatori di prima classe, una parte ben più consistente del paese investì i propri risparmi in biglietti di terza classe su treni meno confortevoli per raggiungere quel nord industrializzato dove tutti i loro problemi avrebbero trovato soluzione. Il viaggio che stanno facendo, iniziato nel profondo sud con destinazione Torino o Milano, è interminabile ed è tale la ressa da costringere molti ad affrontarlo in piedi o sdraiati sul pavimento. In ogni scompartimento si può assistere a un litigio per la difesa di quel posto a sedere così difficilmente conquistato. Questo è il mio posto. Che è il tuo posto? Calma, ragazzi, calma. Ma cosa vuoi? Ma se non c'era nessuno, ma vuoi che mi dai? Ma dai! Ognuno di loro si portava appresso un poco del mondo in cui era nato. Una valigia legata da mille spaghine conteneva una piccola ma sostanziale porzione, mentre i viaggiatori di prima classe potevano permettersi il cestino da viaggio. Posso invitarla a pranzo? A cosa? A pranzo. Lasagne appena sfornate, pollo arrosto, lambrusco, una sigaretta, un mazzolino di fiori, una cartolina da imbucare alla stazione di arrivo e le posatine di legno. Accadeva che fosse proprio il cestino da viaggio a fare da apripista a un'amicizia che sarebbe andata oltre quel viaggio. Giù da noi 80 lire all'ora ti danno, a Milano 140. Sì, ma quanto costano un caffè? E un caffè costerà l'intero lì. 50, 35 tram. Un litro di vino, 150 lire. 150 lire? Mio cognato lavorando 2 anni a Milano come barbiere, si è fatto la lambretta. E adesso sta mettendosi pure il telefono in casa. Mangiamo? Specialità capocollo di Superate. Prego. Olive di Cerignola. Pomodori secchi di Militello. Dammi la forchetta. Tuma di Agrigento. Peperoni di Rossano. Mamma, quelli sono buoni. Vino primitivo di Manduria. Cane di Cutro. Ci sono scambi di parole e di cibo, che almeno in quello le madri sono state previdenti nel riempire ogni angolo delle valigie di quelle provviste che dovrebbero sopperire alle difficoltà future. Ed è contagiosa l'eccitazione che le accompagna nel grande viaggio che stanno facendo. E vogliono, nella loro eccitazione, includere anche il controllore, che è reticente, ma che non può deluderli. Tiriamo una bella fettina di capocollo di Superato. No, grazie. Prego, 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 lasciate. Grazie, molto gentile. È il 4 ottobre del 1962 e Papa Giovanni XXIII, il Papa Buono, per impetrare la benedizione di Dio prima dell'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, effettua lo storico viaggio dalla stazione della Città del Vaticano a Loreto, passando per Assisi. Santità, siamo quasi arrivati. Un pontefice che viaggia su un treno in una circostanza così solenne mobilita migliaia di persone lungo il percorso.
è stata addirittura stampata una cartolina postale celebrativa. Ne verranno acquistate e spedite migliaia di copie, indirizzate dai fedeli in tutte le destinazioni, per rendere memorabile l'evento e costringendo il personale viaggiante a un lavoro supplettivo. Siamo nelle torride estati in cui i figli dei ferrovieri del compartimento di Bologna vengono indirizzati verso la grande colonia di Bellaria. Per molti di loro sarà la prima occasione per vedere il mare. L'eccitazione è quindi al massimo. Ma non per tutti. Gliel'avevo detto alla maestra della colonia che andavo a fare pipì. E lei mi ha detto di fare in fretta perché era arrivato il treno per il mare. Ma ho fatto in fretta, ma avevo la valigia grande, il cestino ed allacciarmi e slacciarmi i pantaloni. E i miei amici della colonia tra poco si tufferanno nel mare, mentre io devo aspettare che mi vengano a prendere. E chissà quando vengono. Siamo sul più elegante dei vagoni ristorante, quello del Trans Europa Express. È la primavera del 1967 e i cuochi e il personale di servizio provengono dalla scuola della Real Casa Inglese. Le dispense delle cucine vengono rifornite di materie prime freschissime, pesci, carne, verdure di stagione, mentre i cuochi propongono menù alla carta. Stesso dicasi per la cantina fornita di vini prestigiosi. La presenza a bordo di un gruppo di turisti americani ha indotto lo chef a introdurre nel menù quelle fettuccine Alfredo così popolari negli USA. Fettuccine Alfredo, I'll have that. Oh my God, there's fettuccine Alfredo here. It's very good. I'm so excited. All three? We'll have three fettuccine Alfredo. Okay. Thank you. È un piatto nato in un ristorante romano reso celebre ai tempi di Hollywood sul Tevere, quando il celebre Alfredo mantecava nel burro e nel parmigiano le sue fettuccine composate di oro zecchino. Here we are for you ladies, fettuccine Alfredo. Il cameriere è in grado di fornire anche le istruzioni su come arrotolarle. No, no knife. It's very easy. You have to use the fork. Yeah? And this way. There you go. That's interesting. That's good. That's fine. Wow. Thank you. Bravo. È il 25 maggio del 1989 e ci troviamo sul locomotore di questo fantastico treno che sulla direttissima Roma-Firenze sta per battere in una corsa di prova senza passeggeri a bordo ogni record precedente di velocità. 2,74. Temperatura è pure. Bene, 2,85. 2,90. 2,95. 2,97. 300 ragazzi, 300. Dall'entusiasmo dei tecnici delle ferrovie al dolore e alla speranza di chi parte su un diverso treno. Allora, arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci, buon viaggio. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Lo sistemi nell'ultimo lettino sulla sinistra.
Arnaldo Cocchi ha 24 anni, è di Verona ed è al suo primo viaggio a Lourdes come volontario dell'Unitalsi. Quest'anno sono più di 90 i treni destinati al trasporto dei malati diretti ai santuari mariani d'Europa. Arnaldo è molto eccitato. Ha ereditato questo ruolo da suo padre, che lo ha svolto per quasi 30 anni. Lui è stato assegnato ad un gruppo di giovani più o meno suoi coetanei, tutti disabili. I vagoni di questi treni speciali sono attrezzati al meglio. Piccolo sforzo. La sola vera difficoltà per Arnaldo è quella di stabilire un rapporto di vicinanza con questi ragazzi, suoi coetanei, e tuttavia così diversi da lui, privi della possibilità di essere autonomi. Dai, un bel applauso a Leo. Nelle ore notturne, destinate al sonno, chiacchierano in uno scambio di esperienze e di sogni. Più sorridente di te ed è appena arrivato. Arnaldo è sorpreso nell'ascoltare esseri umani condannati inesorabilmente da una malattia degenerativa parlare con entusiasmo del proprio futuro, progettandolo senza porsi alcun limite. Forse è questo il miracolo di quel viaggio. Finito da un pezzo il panino con la frittata e fra un po' anche quello con il prosciutto e ho bevuto tutta l'acqua e il limone. Intanto sono passati 200 treni, ma nessuno che si è fermato per portarmi al mare in colonia. Vuoi salire? Si può. Ti piace questo treno? Non voglio scendere più. Vuoi farlo fischiare tu? Sì. Hai visto che siamo all'Expo? Mm-hmm. Siamo qui per mostrarci per la prima volta a tutti.